Eccoci all'appuntamento pasquale per gli auguri. Sono reduce dalla messa in cattedrale con tutti i sacerdoti della diocesi, la messa detta del crisma. Si benedicono gli oli che vengono poi distribuiti a tutte le parrocchie. Quanti segni in questi giorni! L'olio, segno di forza, di sostanza, di lucentezza, di bellezza, e poi l'acqua, segno di pulizia e di bellezza, e poi ancora la luce e poi il fuoco. Quanti segni! Attraverso questi segni la Santa Chiesa ci fa entrare nel mistero che è al centro della nostra fede. Se Cristo non fosse risorto, ci ricorda San Paolo, la vostra fede sarebbe inutile. Bene, che il Signore risorga, risorga ogni giorno nella nostra vita e ci dia un segno della sua, sia un segno e un assaggio della sua vita, quella che ci aspetta al termine del cammino terreno. Il Signore risorga nelle nostre famiglie, soprattutto lì dove c'è angustia, c'è sofferenza, c'è malattia, ma c'è anche contrapposizione, c'è anche odio. Quante famiglie vivono nell'odio di anni e anni tra parenti e amici. Che il Signore ci liberi dal demone dell'odio, della violenza, della contrapposizione. Che il Signore risorga nelle nostre comunità cristiane, siano il segno della sua vita donata e partecipata agli uomini di oggi. Penso ai giovani in modo particolare, penso agli ammalati, naturalmente. Mi recherò domani in ospedale e dal cortile esterno darò gli auguri agli ammalati ricoverati e con loro a tutti gli ammalati della diocesi. Ma vorrei spendere una parola e un pensiero per i giovani della nostra terra, delle nostre famiglie, di cui si parla molto, parliamo molto dei giovani, ma quasi mai diamo loro la parola. Ebbene, i giovani e i ragazzi delle nostre contrade, dei nostri paesi, della nostra città, sappiano che la Chiesa si interessa a loro. Sappiano che sono gente preziosa per la comunità cristiana, che da loro la Chiesa si aspetta il contributo di gioventù e di vita che loro, con la loro presenza, possono dare e portare. Auguri a tutti dunque, nel nome del Signore. Cristo è risorto, è veramente risorto. E questo è il saluto che in Oriente ci si scambia a vicenda nel giorno di Pasqua e che voglio donare e scambiare con voi. Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto. Auguri.